Buona serata dalla redazione del TG Ten. Tra poco la cronaca in primo piano nel nostro telegiornale perché non ce l'ha fatta una delle cinque persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 107 nei pressi della Crocetta, deceduta in ospedale nel primo pomeriggio. Parleremo poi dell'atto intimidatorio compiuto ai danni del dirigente comunale di Vibo Valentia. È il secondo episodio al dirigente in meno di due mesi. Intanto c'è un altro dirigente comunale di Vibo che è stato, diciamo così, attenzionato. La pagina del lavoro con la protesta dei dipendenti della biblioteca civica di Cosenza che non ricevono lo stipendio da quattro mesi. Uno sguardo ai titoli ora. Una donna è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 107 nei pressi della Galleria della Crocetta. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli, il traffico è stato sospeso per alcune ore. Gli hanno fatto recapitare una busta contenente tre proiettili per intimidirla. Lei è una dirigente dell'ufficio affari generali del comune di Vibo. Solo un mese fa gli avevano incendiato l'auto. Ai nostri microfoni dice: mi prendo una pausa di riflessione. Non percepiscono lo stipendio da quattro mesi i dipendenti della biblioteca civica di Cosenza. Chiediamo a provincia e comune, dicono, di fare fino in fondo la loro parte al fine di garantire il futuro dell'importante struttura culturale. Ancora problemi tra Federfarma e Regioni, soldi non arrivano e per protesta a Cosenza e Catanzaro farmacie chiuse il 25 novembre, a meno di soluzioni immediate che potrebbero essere assunte nel corso di un incontro in programma dopodomani. Potrebbe essere interpretato come il primo passo verso il coronamento di quel sogno che si chiama facoltà di medicina, il protocollo d'intesa firmato oggi tra azienda ospedaliera di Cosenza e Unical. È stata un'iniziativa fortemente simbolica la presenza della nazionale di calcio a Rizziconi. Gli azzurri hanno lanciato un messaggio pregnante: la mafia si combatte se la società civile reagisce. L'Acrisorgnone vince e si piazza in testa alla classifica. Al Cosenza, che ha rimediato a Marsala una sconfitta immeritata, deve riflettere sul suo futuro. Tre punti in cinque gare sono un campanello d'allarme. 19:32 minuti, di nuovo buona serata dalla redazione del TG Ten. Aveva 64 anni, era di Longobardi ma residente da tempo ad Amantea. La donna deceduta oggi a seguito dell'incidente stradale avvenuto sulla strada statale 107 nei pressi della Crocetta. Quattro le persone invece che sono rimaste ferite. La cronaca è di Emilia Canonaco. Guardate bene questa gomma, è quasi completamente liscia. Un particolare che, oltre a noi, ha colpito soprattutto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, che per ore hanno operato sul tratto di Statale 107, ricadente nei pressi dello svincolo per San Fili. E poi ci sarebbero le ammissioni dell'autista del mezzo, che subito dopo l'incidente avrebbe esclamato: «È colpa mia, ho perso completamente il controllo». E così il furgone esce dalla sua corsia invadendo quella opposta, e l'inizio di attimi che saranno sconvolgenti e drammatici. La prima automobile ad essere colpita è questa Peugeot nera. Viene violentemente scaraventata contro il muro e poi si ribalta rimanendo al centro della strada. Ma non è finita, il furgone blu colpisce una seconda automobile e qui ferma la sua folle corsa. Mancano pochi minuti a mezzogiorno, quando nelle sale operative di 118 e 115 arrivano le segnalazioni dell'incidente. I mezzi di soccorso a sirene spiegate raggiungono San Fili. Un vigile del fuoco ci confessa che, di fronte alla scena che si è presentata davanti ai suoi occhi, ha creduto che da quelle lamiere accartocciate sarebbero stati estratti soltanto dei morti. Tutte donne le persone coinvolte, tre originarie di Paola a bordo della Peugeot, due di Longobardi nella seconda auto. La signora seduta sul lato passeggero della DV è stata portata in ospedale in elisoccorso, ma per lei, Adelina Amendola di 64 anni, non c'era più niente da fare, all'Annunziata sarebbe arrivata già morta. Quella che segue è poi pratica ordinaria, rilievi verbali, ricostruzione dettagliata della dinamica del sinistro. Necessaria la chiusura della statale con il traffico deviato per San Fili. L'autista del furgone, sconvolto per l'accaduto, viene anche lui portato al pronto soccorso. Gli uomini dell'ANAS asciugano con la sabbia la benzina fuoriuscita dal serbatoio di una delle auto incidentate, mentre un rumore sordo arriva da poco lontano.
Un mese fa le avevano incendiato l'auto e nelle ultime ore un altro atto intimidatorio, una busta contenente dei proiettili è stata intercettata ed era destinata ad una dirigente dell'ufficio affari generali di Vibo Valentia. Ai nostri microfoni la donna dice: mi prendo una pausa di riflessione, sentiamo. Si respira aria pesante negli uffici del municipio di Vibo Valentia e questa volta ad essere presi di mira dalle intimidazioni sono i dirigenti ed il fatto desta particolare preoccupazione. Principale vittima è Adriana Teti, dirigente di peso perché titolare dei delicatissimi settori affari generali, contratti e appalti, attività produttive e commerciali. La notte del 3 ottobre scorso le avevano piazzato una bomba sotto l'auto e venerdì al centro smistamento postale hanno rinvenuto una busta contenente dei proiettili. La busta è stata intercettata dal personale che dopo essersi accorto dell'anomalia ha immediatamente allertato la polizia. L'attività che svolgo è abbastanza complessa, quindi non si può individuare qual è il settore, qual è la procedura, qual è la pratica. C'è un'indagine in corso, sono stata dal magistrato interrogata sperando che delle cose vengano chiarite. Comunque certo non è difficile operare in questo ambiente perché Poi tutte le mie pratiche sono prese sempre in esame, sempre osservate, sempre criticate. Di solito vengono colpiti gli amministratori politici, questa volta un dirigente. Perché? Cosa può essere cambiato perché venga preso di mira direttamente un dirigente? Io penso per questo fatto della divisione tra indirizzo e gestione, cioè praticamente è vero, cioè gli amministratori fanno gli indirizzi generali, però poi quelli che concretamente attuano gli indirizzi con i propri atti sono i dirigenti che assumono responsabilità anche discrezionale nelle scelte e quindi è un'attività particolare perché svolgere attività discrezionale, cioè perché abbiamo i poteri secondo quello che stabilisce la legge, certo non è facile in questo ambiente, quindi vengono prese di mira anche i dirigenti perché sono loro poi che concretamente attuano gli indirizzi, che si espongono, che firmano e quindi è normale. Infatti ieri sera anche il dirigente dei lavori pubblici, Pasquale Scalamogna, anche lui ha avuto un atto intimidatorio, quindi c'è questa, non si capisce perché c'è questa azione contro i dirigenti. Qual è la reazione dopo aver subito queste intimidazioni? Beh, da una parte vorrei mollare, come l'ho detto l'altra volta, certo però cioè, sia gli amministratori, sia il sindaco, sia anche i dipendenti, i funzionari, anche stamattina ho avuto molta solidarietà, mi dicono di rimanere, di non andare via, di continuare nella mia azione. Certo è un po' difficile, cioè, devo fare una pausa di riflessione. Avete sentito nell'intervista un passaggio della stessa dirigente del comune di Vibo, Adriana Teti, che faceva riferimento all'altro atto intimidatorio che si è consumato proprio in queste ultime ore a Vibo Valentia. La busta contenente una bottiglia con liquido infiammabile e 4 proiettili per pistola è stata lasciata davanti l'abitazione del dirigente del settore dei lavori pubblici del comune di Vibo, Pasquale Scalamogna, di 52 anni, nel centro storico della città. È stata la moglie del dirigente a fare la scoperta. Certamente l'intimidazione, ha detto il dirigente, è legata alla mia attività professionale nel comune. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Altro atto intimidatorio ai danni di un dirigente comunale di Vibo. Adesso ci spostiamo a Cosenza per la pagina del lavoro con la nuova manifestazione di protesta da parte dei dipendenti della biblioteca civica. Abbiamo sentito altre volte negli scorsi mesi le loro voci di protesta. Beh, questa volta sono senza stipendio da 4 mesi e chiedono al comune, alla provincia di Cosenza di fare la loro parte. Sentiamo Isabella Roccamo. Da 4 mesi senza stipendio, i lavoratori della Biblioteca Civica di Cosenza sono stanchi ed esasperati, non ce la fanno più ad andare avanti senza soldi, tra incertezze e promesse non mantenute. Così ancora una volta hanno voluto richiamare l'attenzione sulla loro difficile situazione, attuando un sit-in davanti alla sede della biblioteca, evidenziando le tante difficoltà quotidiane dovute proprio alla mancanza di fondi. L'ascensore non funziona, quindi i soggetti disabili non possono accedere al servizio e in
più non riescono nemmeno a pagare i vari fornitori che stanno attivando decreti ingiuntivi e non riescono nemmeno a pagare cose essenziali come l'energia elettrica. Loro, a costo di enormi sacrifici, continuano a mantenere aperto un servizio essenziale per la città e per l'intera provincia, ma, dicono, i partner istituzionali, ossia la provincia e il comune, devono fare la loro parte. La nostra è una crisi ormai ventennale, trentennale. C'è stata questa bellissima proposta da parte della provincia, che potrebbe anche fare il comune, quindi noi non disdegniamo né il comune né la provincia, ma alla proposta di essere assorbiti nell'organico di uno dei due enti, permettete che noi lavoratori della biblioteca civica applaudiamo. Il nostro manifestare continuerà fin tanto che non ci sarà questa soluzione positiva. I lavoratori dunque chiedono il pagamento degli stipendi arretrati, sottolineando inoltre la necessità di restituire alla biblioteca la dignità che le compete di importante istituto culturale. E protesteranno anche le farmacie il prossimo 25 novembre, lo fa sapere la Federfarma. Anche qui la causa dello sciopero è il mancato pagamento, in questo caso parliamo dei ticket da parte della Regione Calabria. L'agitazione, scrive Federfarma, si è resa necessaria per richiamare l'attenzione del governo regionale sui gravi problemi che rischiano di compromettere l'assistenza farmaceutica delle province di Cosenza e Catanzaro. Nelle more della proclamata agitazione, il governo regionale ha fissato per mercoledì 16 novembre un incontro con i rappresentanti di Federfarma Calabria finalizzato alla risoluzione della vertenza per evitare gravi disagi alla cittadinanza e scongiurare ovviamente lo sciopero che è stato programmato per il prossimo 25 novembre. Ne abbiamo parlato tante volte, il progetto, il sogno per il suo promotore che è il professor Andò, ovvero la realizzazione della facoltà di medicina all'Università degli Studi della Calabria, e forse potrebbe essere interpretato in questa direzione il protocollo che è stato firmato questa mattina tra l'azienda ospedaliera di Cosenza e l'Università degli Studi della Calabria, che mette in rete il patrimonio scientifico del campus. Sentiamo Rosalba Baldino. La firma che sancisce la collaborazione tra l'ospedale di Cosenza e il campus di Arcavacata, prove tecniche, passi in avanti verso la realizzazione di quel progetto inseguito da tempo nell'area Abruzia che si chiama Facoltà di Medicina. Oggi nella sala del Consiglio del Rettorato il protocollo d'intesa che permette la condivisione di patrimoni importanti quali quello librario e delle riviste scientifiche online. I risultati che ci attendiamo riguardano la possibilità di avviare collaborazioni scientifiche, ci consentono all'università di produrre attività didattiche e scientifiche di alta qualità. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Paolo Gangemi aggiunge che in queste ore si darà il via ufficiale al nuovo centro di biotecnologie, iniziativa che vedrà lavorare insieme ospedale ed università, collaborazione sinergica su più fronti. Noi ci auguriamo che questo percorso chiaramente possa andare avanti e alla fine possa sfociare chiaramente nel riconoscimento di una facoltà di medicina all'Unical, perché questo rappresenterebbe chiaramente un passaggio molto importante anche per l'azienda ospedaliera. Già ci sono diversi nostri primari che fanno delle docenze presso l'Unical e quindi ci auguriamo che questo rapporto si possa rafforzare nel tempo. Parliamo adesso di politica. Presieduto dal capogruppo del Partito Democratico, Sandro Principe, si è riunito oggi a Lamezia, la notizia la stiamo leggendo insieme sull'ANSA, il gruppo regionale del Partito Democratico. Alla riunione erano presenti, oltre a Principe, Pietro Amato, Demetrio Battaglia, Bruno Censore, Mario Franchino, Mario Maiolo, Antonio Scalzo e Francesco Sulla. All'unanimità dei presenti, il gruppo ha eletto Demetrio Battaglia vicepresidente del gruppo e Antonio Scalzo segretario. Tesoriere. Sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui quelli inerenti all'urbanistica, alla forestazione, è stato preparato il prossimo consiglio regionale per quanto attiene i temi della sanità. E adesso ci spostiamo a Rizziconi, i riflettori ancora accesi a 24 ore di distanza dall'allenamento da parte degli azzurri di Prandelli nel campo che è stato sequestrato alla 'Ndrangheta. Che cosa rimane però sul territorio? Marisa Fallico.
Un evento, un passaggio simbolico, un piccolo mattone nella quotidiana battaglia per la legalità in questa terra difficile, mortificata e martoriata dalla criminalità organizzata. Spenti i riflettori, l'eco di quello che si è vissuto a Rizziconi, siamo certi, continuerà. Forse non con l'incisività che le immagini e l'entusiasmo della manifestazione lascerebbero presupporre come logica conseguenza, perché qui si tratta di scardinare un sistema ancestrale, ma qualcosa resterà, perché la lotta all'ndrangheta si fa anche con i simboli e siamo convinti che ai boss, a cominciare da chi aveva altri progetti per questo rettangolo di gioco, non sarà piaciuto affatto vedere la nazionale e i grandi campioni del calcio su questo campo dire no alla prevaricazione mafiosa. Non sarà piaciuto affatto vedere tanti ragazzi, tanti calabresi, condividere entusiasticamente questo no. Non sarà piaciuto affatto vedere Don Ciotti e Don Pino De Masi acclamati come eroi. Sul campo di Rizziconi, al di là dell'evento sportivo, è vacillato quel potere ndranghetistico che condiziona, avviluppa la vita di tante persone, perché ai predatori delle speranze e del futuro dei calabresi è stato sottratto non solo un bene economico, ma anche simbolico. Le mani della 'ndrangheta nel calcio dilettantistico infatti significano esplicitazione di un perverso controllo sociale, affermazione di potere, oltre che strumento di riciclaggio ed estorsione, come acclarato da numerose inchieste, l'ultima All Clean dell'aprile scorso, contro la Cosca Pesce che ha portato al sequestro di un impianto e di tre società, il Sapri, la Rosarnese e l'Interpiana. Certo, non ci illudiamo, oggi come ieri dobbiamo continuare a fare i conti con la violenza, la prepotenza, gli abusi, le intimidazioni, ma forse c'è un filo di speranza in più, la consapevolezza che i mafiosi non sono poi così invincibili, anche se seminano morte e terrore, e che la maggior parte dei calabresi è gente onesta e per bene. Significativa la presenza alla manifestazione dei familiari di alcune giovanissime vittime di mafia, come Dodò Gabriele, un ragazzino di soli 13 anni, ucciso su un campo di calcetto a Crotone, perché qualcuno aveva deciso di compiere proprio lì, incurante dei ragazzini che giocavano, la sua tracotante vendetta. O come Francesco Inzitari, giustiziato a soli 18 anni, senza un perché, davanti ad un pub, in questo lembo di provincia Regina. Due ragazzi, il cui ricordo, grazie anche a manifestazioni come quella di Rizziconi, continua a vivere. Una nuova proteina contro il cancro. La ricerca, che è guidata da un cosentino, ha suscitato l'interesse della comunità internazionale. Se ne è discusso proprio nella città dei Bruzzi in un convegno promosso dall'associazione Idea Città. Stefania Belvedere. In arrivo una nuova arma contro i tumori, una proteina molto promettente scoperta dall'equipe del professore calabrese Arnaldo Caruso. La buona notizia arriva nel corso di un convegno scientifico organizzato dall'associazione Idea Città a Cosenza. La sala della Casa delle Culture è gremita, tutti interessati a saperne di più sulle novità che si profilano in campo medico con questa scoperta. Articolata ma semplice la relazione del professor Arnaldo Caruso, direttore della cattedra di microbiologia al Dipartimento di Medicina Sperimentale ed Applicata dell'Università di Brescia, che ha illustrato i meccanismi d'azione del nuovo promettente strumento di difesa contro il cancro. Caruso, collaboratore del professor Robert Gallo, uno degli scopritori del virus dell'AIDS, ha parlato della proteina, rendendo noto i protocolli di applicazione e le possibilità di un utilizzo pratico nel tempo. Lo scienziato ha spiegato come il suo team di ricerca sia riuscito ad arrivare alla U94 partendo dalla ricerca applicata al vaccino terapeutico dell'AIDS in fase di sperimentazione proprio a Brescia. Si è concluso questa sera l'elezione per il rinnovo dell'Ordine dei Medici. Stiamo vedendo in questo momento le immagini. Per conoscere i risultati bisognerà aspettare domani. 5 le liste presentate, 15 i posti in consiglio e 3 per il Collegio dei Revisori. La lista denominata Progetto è capeggiata dal presidente dell'Ordine uscente Eugenio Corcioni. La lista Partecipazione invece guidata da Elio Bozzo, già consigliere comunale e provinciale di Cosenza. La terza lista, denominata lista Ordine dei Medici, i cui componenti sono presenti in ordine alfabetico. 2 infine le liste per eleggere i rappresentanti degli odontoiatri, la lista degli odontoiatri capeggiata da Giuseppe Guarnieri e la lista nuova di cui è capolista Francesco Giuzio.
E adesso ci spostiamo a Sant'Agata d'Esaro per la sagra della castagna. Vediamo. Esiste da 37 anni e si tiene sempre con grande partecipazione popolare la sagra della castagna di Sant'Agata d'Esaro, la cui lavorazione dà occupazione a centinaia di persone. Quest'anno c'è stato anche il coinvolgimento dei bambini delle scuole, che si sono cimentati nel realizzare i dolci tipici fatti con le castagne. I nostri bambini sono divertiti moltissimo e hanno, come dire, in prima persona loro stessi hanno lavorato il castagno, quindi segno che questa tradizione va avanti nel tempo e noi vogliamo puntare proprio sulle nuove generazioni e fare in modo che questa tradizione venga portata avanti anche nei prossimi anni. La festa si è snodata come di consueto per le vie del centro storico, un'occasione per degustare i prodotti locali in una straordinaria atmosfera densa anche dei suoni tradizionali, e anche il presidente del Parco del Pollino ha applaudito alla riuscita manifestazione. Mi pare che ci sia una classe dirigente che complessivamente comincia a far emergere in maniera molto forte le cose positive che questo territorio e questa valle dell'Esaro possono esprimere. Attorno alla castagna, prodotto simbolo, che può sicuramente accrescere il comparto economico di questa realtà, ma che dall'altro lato può valorizzare ulteriormente il nostro territorio e il territorio del parco in particolare, per noi è un fatto molto importante. E adesso siamo allo sport, il calcio, con il Cosenza che vive un momento difficile dopo la sconfitta di sabato. Gianluca Pasqua. Successo sofferto che vale il primato. L'Acri supera la Nista nel testacoda del Pasquale Castrovillari e sorpassa l'Adrano al comando del girone I della Serie D. La squadra di Ferraro ha faticato ad avere ragione dei siciliani, decisi a smuovere la loro classifica deludente e partiti a razzo con un Ravenna in grande spolvero. Rossoneri sorpresi dalla verve degli ospiti e chiamati a rispondere con Visciglia, autore di diversi tentativi senza fortuna. Sorte dalla parte dei padroni di casa, quando il solito Rabeni, eludendo la difesa, ha tirato la botta sicura, cogliendo il palo a Mauro Battuto. Bravo il portiere cosentino a sbarrare la strada all'attaccante avversario in più di un'occasione, a cavallo tra primo e secondo tempo. E proprio quando la partita sembrava in mano agli ospiti, la squadra di Ferraro è riuscita a invertire la rotta, costruendo l'ennesima impresa. Prima il colpo di testa di Berlingeri, poi il palo colpito da Campanaro e alla mezz'ora il capolavoro di Cavatorti, sfuggito a tutti i difensori avversari e bravo a deviare a rete il calcio di punizione battuto da Visciglia, per la gioia di 3.000 tifosi. A qualche chilometro di distanza, altri tifosi si interrogano su quale sia il futuro della propria squadra. Il Cosenza delude, non vince anche quando gioca bene e perde al cospetto di squadre apparse non trascendentali, ma in grado di resistere agli attacchi di una squadra giovane e spuntata, priva per infortunio o squalifica di elementi di peso e sempre pronta a commettere eroi grossolani e decisivi, come quello che ha spianato la strada al Marsala nell'anticipo di sabato. Una sconfitta che sa di beffa e allarma. Il Cosenza rischia di perdere contatto definitivamente con la parte alta della classifica. Urge un'inversione di tendenza o il campionato dei lupi sarà di quelli da dimenticare. Adesso vi facciamo vedere delle immagini. Ecco, le stiamo vedendo in questo momento, dopo oltre 10 anni, una rappresentanza calabrese allo Zecchino d'Oro. La bimba che state vedendo si chiama Michela Maria Perri, ha 7 anni e vive a Montalto Fugo. Ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza di oltre 4.500 bambini da tutta Italia ascoltati nei 4 mesi di selezione. Sono solo 9 i finalisti. Michela Maria Perri canterà un punto di vista strambo duettando con un bimbo padovano, brano inedito che sarà valutato da una giuria tecnica e poi si esibirà con un'altra canzone che sarà votata dalla giuria popolare con il televoto. Allora, tanti auguri a questa bimba e noi chiudiamo con le previsioni del tempo. È tutto, vi ricordo, alle 21 l'appuntamento con lo sport e replay, alle 22.30 il prossimo telegiornale. Grazie per averci seguito e buona serata.